Ciao amici, sono qua per parlarvi di Ghost in the Shell, il film che è al cinema, con regia di Rupert Sanders, protagonista Scarlett Johansson nei panni del maggiore. Questa sarà più che una recensione, una chiacchierata, ecco, diciamo così. Non voglio fare quello che non sono, ovvero il recensore, non è il mio mestiere, però ne so abbastanza di Ghost in the Shell per darvi la mia opinione. Visto che comunque mi è sembrato interesse da parte vostra che ve la dessi. Ghost in the Shell, come vi ho già detto nel precedente video di sabato scorso in cui ve ne parlavo, è un'opera cyberpunk inizialmente nata come manga e poi reinterpretata via via da ogni autore che se ne è preso carico. Reinterpretata perché? Perché non è mai stato trasposto e non è mai voluto essere trasposto il manga, bensì la filosofia che c'è alla base, le filosofie, perché ce n'è più di una, che ci sono alla base, i vari temi trattati, nonché i personaggi, la sezione 9, il maggiore Motoko Kusanagi e via dicendo. Diciamo che l'opera principale di Ghost in the Shell è sempre stata, sia per i fan che per la critica, il lungometraggio del 95 ad opera di Mamoru Oshii. Ora, questo film si è presentato al pubblico facendo molto leva su quel lungometraggio, perché in effetti è l'unico lungometraggio vero e proprio di Ghost in the Shell, perché infatti abbiamo poi Innocence, che è il seguito di quel lungometraggio, e poi delle serie televisive, Standalone Complex e Arise, che sono comunque serie televisive. Quindi, come il manga, possono approfondire molto di più quelli che sono i singoli personaggi, la sezione novel, come si è composta, il perché esiste, via dicendo. Cose che in un lungometraggio ovviamente non si possono fare, visti i tempi ristretti nel montaggio. Ora, detto questo, c'è da dire che questo qua, quindi dal 95, è il primo lungometraggio, stavolta film non animato, che reinterpreta Ghost in the Shell. Per cui l'aspettativa di molti, moltissimi, era quella di forse un remake, un reboot, però ispirato al film del 95. E questo non è. Ma non è mai voluto esserlo. Però posso anche capire che molti hanno magari visto solo quel film e per loro Ghost in the Shell è solo quello. Non hanno quindi avuto la prova o l'opportunità di vedere che Ghost in the Shell è anche altro, è molto altro. Questa premessa perché? Perché mi rendo conto che per chi ha visto solo quel film, probabilmente ci sono alcuni pezzi di questo film di Sanders che sono un po' buttati lì a caso, forse, possono sembrarlo, quando in realtà così non è. Devo dire che sto registrando questo video 2 giorni dopo che l'ho visto, ho aspettato apposta perché appena è uscito dal cinema, avrei voluto addirittura fare una live, da quanto ero eccitato. Perché eccitato? Perché questo film è tutto ciò che doveva e poteva essere, nulla di più, nulla di meno. In senso che ci sono delle cose che doveva affrontare questo film, ovvero il pubblico occidentale, Hollywood, è comunque una produzione fortemente americana, doveva rispettare quello che è un audience che non conosce Ghost in the Shell, che non conosce il cyberpunk, che non conosce la cultura giapponese in generale, quindi neanche la tipologia di regia che può avere un giapponese. Mamoru Oshii, ad esempio, è un regista acclamatissimo, ma è estremamente giapponese nel suo modo di narrare le cose, nel suo modo di far vedere le cose. Prova ne è, ad esempio, a metà del lungometraggio del 95, quando Motoko inizia a porsi delle domande su se stessa, si fa un giro nella città, quella scena è fortemente giapponese, oltre a essere anche un tributo a Blade Runner. Cose di questo tipo ovviamente sarebbero state un po' troppo in un'opera per un pubblico prevalentemente occidentale, che già di per sé è un grosso rischio. Dal punto di vista tecnico, a questo film non gli si può dire nulla. L'uso della computer grafica è semplicemente divino, estremamente bella, forse un po' troppo New Retro Wave, in senso colori molto accesi, luci molto forti. Il cyberpunk puro è molto più cupo, è molto più alla Blade Runner, se vogliamo intenderci. Quindi questo aspetto è stato un po' modernizzato, ma ci sta. Altra nota dolente a mio parere, ve le dico subito, almeno poi passiamo alle cose positive, è il comparto sonoro, ovvero la colonna sonora, che è bella, si adatta molto bene al film, ma rimane di sottofondo. Inoltre non sono state usate, nemmeno in chiave reinterpretata, le
portentose tracce sonore che componevano l'opera del 95 o la serie Stand Alone Complex, musiche e canzoni che ormai sono entrate nell'immaginario collettivo dei fan della serie come veri e propri pilastri di Ghost in the Shell. Musiche come ad esempio quella che accompagnano Motoko appunto nel suo giro all'interno della città, oppure nel finale dell'opera del 95, o ancora Making a Cyborg, famosissima traccia sonora, che in fase di presentazione di questo film a Tokyo era stata usata per mostrare appunto Making of a Cyborg, quindi la nascita del corpo della nostra protagonista. In questo film devo dire che all'inizio mi stavo subito incazzando perché c'è questa musica bella di sottofondo, però nulla di eccezionale, nulla di particolare, durante la scena iniziale appunto Making a Cyborg, e ero lì che dicevo dai adesso parte, e alla fine no, non è partita, quindi questa è una delle pecche grosse appunto il comparto audio, soprattutto nella fase iniziale, perché mostrarmi Making a Cyborg, quindi mostrarmi il corpo di Motoko che nasce e senza quella traccia sonora è stata dura da mandare giù. Ci è venuto il dubbio a me e ai miei amici quando siamo usciti dalla sala che non fosse stata magari tolta in fase di montaggio finale, magari solo per il pubblico occidentale, perché potrebbe essere, essendo quella una traccia estremamente orientale, molto tradizionale, con i daigo giapponesi. Può essere che per il pubblico occidentale la produzione in fase di montaggio abbia deciso alla fine di cambiare questo aspetto. Non ci resta che attendere quindi, speranzosi, magari una director's cut. In caso contrario sarebbe quindi un particolare che dispiace un po', da fan lo dico ovviamente. Non va a influire su quello che è l'opera comunque del film. Ma parliamo del film. Allora, questo film ha tutto quello che doveva avere, in senso che tributa e omaggia ogni singola opera precessa di Ghost in the Shell. Quindi tributa dal manga al film del 95, tributa Innocence, tributa allo stesso Mamoru Oshii. Infatti uno dei cani di cui si occupa Batu è un beagle, cane che Mamoru Oshii adora, che infila in ogni sua opera, quindi anche il maestro Oshii è stato tributato sotto questo punto di vista. La sezione 9 ha alcuni membri in meno, altri aggiunti, però ci sta, è una reinterpretazione, quindi va bene così, anche perché nel lungometraggio, anche in quello del 95, non tutti i componenti della sezione 9 avevano l'attenzione che hanno avuto nel manga o nelle serie televisive. Detto questo, invece, i protagonisti e anche i coprotagonisti, quindi Motoko, Batu, Aramaki, sono caratterizzati molto bene, soprattutto Batu e il maggiore, perché sono veramente, veramente fedeli ai personaggi originali. Lo sono addirittura anche nelle movenze, nel comportamento, nelle cose che dicono. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro da quel punto di vista. Ricordo alla presentazione che nell'intervista la stessa Scarlett Johansson aveva ammesso di non conoscere Ghost in the Shell prima di essere chiamata per fare questo film. E ricordo anche che il regista aveva dichiarato che aveva imposto la visione di ogni singolo lavoro fatto su Ghost in the Shell in passato a tutti coloro che facevano parte del progetto, più di una volta. E questa cosa si vede, ragazzi, si vede, si nota, perché ogni attore si è calato pesantemente all'interno del personaggio, riuscendo a interpretarlo al meglio. Scarlett Johansson, come ben sappiamo, ormai è molto navigata nei film d'azione, infatti è ormai da Avengers che fa questa tipologia di film. Bisogna dire che nella reinterpretazione del personaggio di Motoko in questo film è perfetta, quindi cadono tutti i tabù e tutto ciò che è stato detto sulla scelta di un'attrice occidentale per interpretare quello che è il maggiore Kusanagi. Questo perché, e qua entriamo nell'area pesantemente spoiler, perché il regista ci ha fatto un regalo. È riuscito a fare una cosa che personalmente non mi era mai capitata nell'industria cinematografica o ludica in generale. Cos'è successo con questo Ghost in the Shell? È successo che sin dal primo trailer il maggiore si riferiva a se stessa e tutti si riferivano a lei con il nome appunto di Il Maggiore. Questo ha comportato che moltissimi fan, io per primo, fossero rimasti delusi da questa cosa, perché Motoko è Motoko.
E quindi ovviamente la delusione era forte. Però avevamo anche capito il perché. Comunque, film per pubblico occidentale, Scarlett Johansson non è certo giapponese, e quindi appioppargli il nome Motoko sarebbe stata una gran cagata. Punto. Eppure il regista è riuscito a fare un piccolo capolavoro fuori dal film, in senso che ci ha presi in giro, ci ha creato un'aspettativa all'inizio del film, quindi quando lei non sa chi è, inizia a dubitare del suo passato e noi con lei, iniziamo ad avere quell'hype che ha lei nei confronti del suo nome, del suo reale nome. E poco dopo la prima metà del film, il regista ci regala con una scena anche molto commovente il vero nome del maggiore, che è a tutti gli effetti Motoko Kusanagi. E questa cosa è stata meravigliosa. Vi racconto quello che è successo al cinema perché è divertente. Ci sono i miei amici che si sono girati e ridevano, perché quando il maggiore va a trovare quella che è sua madre, quando parla di sua figlia e dice che si chiamava Motoko e si capisce che era lei, c'ero io che facevo sì, 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 cazzo, sì! Cioè, non riuscivo a trattenermi. Io di solito sono in silenzio tombale al cinema e pretendo che lo sia tutto il cinema. A sto giro non sono riuscito veramente a trattenermi, perché ero contentissimo del fatto che fosse stato rispettato il nome di Motoko, del fatto che si chiamasse Motoko e del come in sceneggiatura e in regia erano riusciti a rigirare il tutto per rendere plausibile che lei effettivamente si chiamasse Motoko e del perché non avesse più l'aspetto di una giapponese. Sono stati bravissimi, regalando tra l'altro una reinterpretazione del personaggio di Motoko completamente nuova e riuscendo quindi anche ad aggiungere finalmente qualcosa di realmente nuovo a quello che è l'interpretazione dell'universo di Ghost in the Shell e del personaggio di Motoko. E questo, ragazzi, è molto importante, perché è un lavoro incredibile, è stato fatto veramente un lavoro sopraffino da questo punto di vista. Riguardo ai tributi, ce ne sono tantissimi. Fare un filmato su ogni citazione, ogni tributo, probabilmente durerebbe il doppio del film. Ce ne sono alcune veramente palesi, come ad esempio tutte le tute, tutti i vestiti che indosserà Motoko e anche gli altri membri della sezione 9, che ci sono tutte, ci sono quelle del manga, ci sono quelle di Standalone Complex, quelle del film del 95, perfino la tuta di Arise. Hanno messo dentro veramente ogni suite possibile e immaginabile, le armi, gli antagonisti, i dottori, tutto è stato ripreso e tributato. Ci sono poi scene del film del 95 di Mamoru Oshii che sono state letteralmente ricalcate, come ad esempio il combattimento col Netturbino sullo specchio dell'acqua, personaggio cambiato ma uguale, oppure lo splendido scontro finale con Ragnobot blindato. Quello lì è stato fatto pari pari, scambiando in alcuni punti i personaggi di Motoko e di Hideo. Ecco, un'altra particolarità che vi volevo sottoporre. Il personaggio di Hideo è spettacolare. Sono riusciti a creare il signore dei pupazzi senza chiamarlo il signore dei pupazzi, e tramite la nascita di Motoko Hideo sono riusciti a tributare un bellissimo episodio di Standalone Complex. Quindi il mio voto a questo film è altissimo, potrebbe essere stato il massimo il mio voto a quest'opera se il comparto audio fosse stato altrettanto tributativo come lo è stato il resto del film. Ad ogni modo, c'è da dire che un film che si rifà a un'opera giapponese di fantasia, che sia manga, che sia d'animazione, che sia videogioco, eccetera, fatto così bene, non mi era mai capitato in vita mia. Per cui, grazie Sanders, hai fatto un ottimo lavoro e sono felicissimo di questa cosa. Da grandissimo amante di Ghost in the Shell, è in assoluto la mia opera cyberpunk preferita, devo dire che ero molto molto preoccupato perché oltretutto a me piace anche Scarlett Johansson come attrice, ed ero preoccupatissimo perché Motoko per me è il massimo. Io ho sempre detto, testimoni i miei amici più di vecchia data, qual è la perfezione per te a livello proprio di essere, e per me è Motoko, è sempre stata Motoko è perfetta, è proprio meravigliosa, ed ero quindi molto molto preoccupato. Le aspettative quindi erano alte ma trattenute. Devo dire che da un certo punto in poi nel film ho iniziato a godere come un pazzo fino alla fine, ed ero veramente eccitatissimo, per cui io credo proprio che questa settimana, no perché non riuscirò, ma settimana prossima ci tornerò a vederlo.
perché merita una seconda visione, se non anche una terza. Bene, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condividetelo con tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi do appuntamento al prossimo video. Gianni! We'll be right back.